One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Il film di cui parliamo oggi è passato alla storia del cinema come una pellicola che ha diviso moltissimo e oserei dire inevitabilmente. Stiamo parlando de La Passione di Cristo del 2004 con la regia di Mel Gibson. Per molti sarebbe più giusto definire questo film come La Passione di Cristo secondo Mel Gibson, e così arriviamo subito al punto. Un film di questo tipo, infatti, presta il fianco a critiche e opinioni differenti, soprattutto quando c'è di mezzo la religione e soprattutto quando ci si trova di fronte a una rilettura degli eventi che, come è facile immaginare, i credenti più ferventi non potrebbero gradire. Questo non è uno spazio di recensioni, perciò non ci prenderemo la briga di criticarlo o di elogiarlo, anche perché lo hanno già fatto in tanti all'epoca. Ci limitiamo a evidenziare una pellicola di successo il cui contenuto può regalare nel bene e nel male qualche spunto di riflessione e che comunque ha suscitato un interesse di grandissimo rilievo sia prima sia dopo la sua uscita. Il marketing di questo film fece un ottimo lavoro perché riuscì a generare un'attesa pari soltanto a quella dei grandi colossal hollywoodiani del passato. Il primo effetto ottenuto, dopo aver creato un'aspettativa molto forte, non può non essere polemico, specialmente, come abbiamo detto, con un tema così delicato. I detrattori hanno evidenziato le troppe licenze, altri invece hanno stigmatizzato una lettura troppo fedele agli eventi, in particolare per l'aspetto legato alle questioni terrene, al flagello del corpo e dei corpi, che raggiunge un eccessivo livello di realismo, a tratti quasi splatter. Insomma, andando a effettuare una veloce ricerca, scopriamo che sono tante e molto diverse le critiche a questo lavoro, che però in tutto il mondo ha fatto incassare al film oltre 611 milioni di dollari e soltanto nel nostro paese ha sfiorato quota 20 milioni di euro. In molti hanno lodato la performance di Jim Caviezel, che ha ben incarnato la fatica e il malessere degli ultimi giorni di vita di Gesù Cristo. Ricordiamo che in questo film sono presenti molti attori italiani, perché è stato girato interamente nel nostro paese, tra alcune ricostruzioni effettuate a Cinecittà e molte riprese esterne a Matera. Fra gli interpreti, Monica Bellucci, Sergio Rubini, Rosalinda Celentano, ma anche Mattia Sbragia, Claudia Gerini e Sabrina Impacciatore. Altra cosa da segnalare sono alcuni aspetti tecnici del film, che non a caso ha ottenuto molte nomination agli Oscar per trucco, fotografia e colonna sonora. Per finire, indipendentemente dalla vostra sensibilità e che siate credenti o meno, noi riteniamo che questo sia un film da vedere. La Passione di Cristo è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 5 su 5. Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché è un film che non lascia spazio all'immaginazione né al pudore. Buona visione!